tutta l'Onigo si è fermata. Troppo forte il legame con il suo campione, con quel Davide Rebellin che quando gareggiava in tutto il mondo portava con orgoglio con sé il nome di Lonigo e di Vicenza. Per la cerimonia funebre Don Matteo Nicoletti, il vicario del Duomo di Lonigo, ha avuto parole di grande vicinanza alla famiglia di Davide e per il loro campione. Sono convinto che chi ha conosciuto Davide e in questo tempo me lo ha testimoniato, ha fatto esperienza dell'amore che è circolato nella sua vita. Una vita dedita al ciclismo, passione ricevuta dal papà Gedeone che abbiamo salutato a luglio. Una vita umile e vissuta con fede e devozione. Per l'ultimo saluto, familiari, amici, tifosi hanno messo nel cassetto la rabbia per come Davide è stato strappato al loro affetto e hanno pensato solo a condividere il dolore, a dare l'immagine di una vera comunità, una grande famiglia. Tranne Gilberto Simoni, ex professionista fino al 2010 e compagno di Davide nella squadra militare, che non ha trattenuto la rabbia. Quasi un morto al giorno in bicicletta, che rabbia, che vergogna, la stessa vergogna che ho verso uno Stato che non riesce nemmeno a prendere in considerazione di fermare questa strage. Un paese che in quanto a giustizia e sicurezza sociale non si può definire all'avanguardia. L'ultimo saluto a Davide è statuto nello striscione che i suoi amici hanno srotolato sopra il bar della piazza di fronte al Duomo. Sei un grande esempio di umiltà e tenacia e lungo questo filo conduttore si sono sviluppati ricordi fatti prima della cerimonia da nipoti, colleghi e compagni di scuola. Sei stato veramente un grande e ti voglio dire che sei stato un grande esempio per tutti noi. Poi, preceduto dai poliziotti motociclisti e tra due ali di folla, Davide è partito per Madonna di Lonigo, la frazione dove vive la famiglia e dove è stato sepolto con una cerimonia strettamente privata dopo il bagno di folla in Duomo.